Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Stavo provando a scaricare Brawl Stars, però non ci sono riuscito perché non mi si connetteva al server. Credo che per molti giochi dal 2018 in poi avevano anche la funzione. C'è un nuovo aggiornamento disponibile, scaricalo. Però così si perde il gusto del video. Sono su questa nuova app che è TikTok, questa versione dell'ottobre 2017, quando appunto si chiamava Musical.ly. Ecco, vedete qua, Brawl Stars, consenti. Vabbè, faccio l'accesso e in aspettativa. Vabbè, è quasi identica alla versione, oddio, originale. Cioè, l'unica cosa è che non mi ha fatto fare il controllo dell'età da adesso. Ah, c'è questo pulsante. Non sono molto esperto di TikTok perché non ci sono sulla piattaforma. Lo so, per alcuni potrà sembrare quasi una bestemmia, però non mi interessa più di tanto. Video. Ciao. Aspetti. Ah, un po' è cambiata, però più che altro a livello grafico spostate alcune funzioni. Anzi, non mi ha fatto fare il controllo dell'età ultimamente in Italia. Cioè, però questa qua non è la versione italiana, è una versione americana. Condividi. Ah sì, c'è altro. Vabbè, condivisione nelle vicinanze. Ah vabbè, molto simile, un po' una delusione. Rip. Ah, qua è scansionare il codice. Beh, non faccio neanche l'accesso, non è servito. Vabbè. Chiudi e disinstalla. Faccio un ultimo tentativo. Provo a trovare una versione più vecchia, se no il video finisce qui. Video più corto della storia, 3 minuti. GG. Ne ho trovata una vecchissima dell'inizio del 2017, che ha come schermata così di login appunto dei TikTok. Ma cioè, vado per creare account, faccio pure, non so, Facebook, ma funziona per tutto. Cioè, tipo non mi dà internet. Cioè, è come se non avessi internet. Faccio qualche tentativo un po' da smanettone, ci rivediamo dopo. Vabbè, dopo svariati tentativi, ho provato pure a contattare l'assistenza, cioè mandandomi un link. Ho scaricato un browser anche qua per poter cliccare il link. Ho provato di tutto, però mi dà sempre questo problema di connessione lenta, e vi posso giurare che la mia connessione va una bomba. Sicuramente perché i server non hanno abbandonato questa versione dell'app, e quindi non mi fa accedere. Vabbè, video fallimentare stavolta, ma oggi non avevo molti argomenti, sinceramente. Non ricapiterà più e vabbè, arrivederci.